Nei primi anni del primo secolo d.C. sembra esserci un mutamento di rotta nella produzione di Ovidio. I temi amorosi ed erotici delle opere giovanili passano in secondo piano e vengono messi in cantiere e in parte realizzati progetti più ambiziosi e temi nuovi. Tra questi, a partire dal 2 d.C., le Metamorfosi, un poema epico-mitologico in 15 libri di 12.000 versi circa, poema che Ovidio conclude nell'8 d.C. Perché le Metamorfosi sono un poema epico-mitologico e qual è, in estrema sintesi, il contenuto? Partiamo dalla prima domanda. Le Metamorfosi rientrano nel genere epico sia per le loro dimensioni, 15 libri, 12.000 versi, sia per la scelta dell'esametro, il tipo di verso che aveva il suo uso particolare proprio nella poesia epica, da Omero a Virgilio. Quella di Ovidio è tuttavia un'epica molto particolare e molto diversa rispetto a quella consacrata appena 20 anni prima dall'Eneide di Virgilio. Per capirlo, dobbiamo parlare del contenuto e rispondere quindi alla seconda domanda. Lo facciamo analizzando il brevissimo proemio dell'opera. L'animus, l'ingegno, fert dicere, mi spinge a narrare, mutatas formas, di forme cambiate, in nova corpora, in corpi nuovi. Di, o dei, adspirate ceptis meis, siate favorevoli alla mia impresa, alla lettera, alle mie cose intraprese. Infatti siete voi che l'avete cambiata. Nam vos mutastis, cioè mutavistis, illa, dove illa, accusativo neutro plurale, è riferito a cepta, al dativo nel verso 2. Ovidio attribuisce in sostanza all'ispirazione divina il passaggio a un nuovo modo di fare poesia rispetto alla fase precedente. Et, quae, deducite carmen perpetuum, guidate il mio canto continuo, senza interruzione, ab prima origine mundi, dall'origine prima del mondo, ad mea tempora, fino ai miei tempi, alla mia epoca. Il proemio, brevissimo, fornisce al lettore 3 informazioni fondamentali. La prima riguarda l'argomento dell'opera, ossia le trasformazioni. L'espressione mutatas formas in nova corpora dei versi 1 e 2 è la parafrasi del termine plurale metamorfosi che dà il titolo all'opera. Quindi l'argomento principale dell'opera sono le trasformazioni, le metamorfosi. La seconda informazione è data dai limiti cronologici delle storie di trasformazione o metamorfosi di esseri umani e divini in altro aspetto, dall'origine dell'universo, verso 3, prima ab origine mundi, fino al tempo del poeta, verso 4, ad mea tempora. La terza informazione è costituita dalla forma della narrazione propria del poema, che si configura come un carmen perpetuum, un canto o poema senza interruzioni, un canto continuo. Nell'espressione si può cogliere un'allusione al carattere fluido della narrazione ovidiana, alla sua dimensione di flusso continuo. Ciò significa che non ci sono interruzioni nel racconto e che ciascun mito con vari espedienti narrativi è collegato al precedente e al seguente. Come scrive Maurizio Bettini, la prima impressione che si ricava dalla lettura di un testo così vario e ricco è quella di trovarsi di fronte a un mosaico di novelle, tenute assieme da uno straordinario e inarrestabile gusto di raccontare. Le Metamorfosi si presentano dunque come una colossale storia del mondo, che parte dal caos originario e giunge fino ai tempi del poeta, una storia che però non è fatta di governi, imperi e battaglie, ma di miti e leggende, una lunghissima serie di miti,
ben 250, quasi esclusivamente greci e in minima parte romani. Miti il cui filo conduttore è rappresentato appunto da una metamorfosi. I protagonisti sono celebri personaggi del mito e della storia.